Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Carissimi amici, oggi festeggiamo il mistero dell'Annunciazione dell'Angelo Gabriele a Maria Santissima. Maria fece il voto di verginità e si è distinta da tutte le sue compagne per una decisione veramente eroica, perché ha fatto giovanissima questo voto di verginità. E l'ha fatto poi, l'ha rinnovato poi nel legame del matrimonio. Intendiamoci bene, ciò che troviamo di eroico in questa santa risoluzione non è la disciplina che esso imponeva alla natura, perché noi sappiamo, la Chiesa ce lo insegna, nel dogma dell'Immacolata Concezione, Maria non aveva da vincere gli istinti oscuri e violenti che si agitano nel cuore delle altre creature. Maria non era toccata dal peccato originale, però nella materia stessa del voto di verginità risiede l'eroismo della sua decisione. Infatti, nel suo popolo di Israele, nella sua dinastia, tutti aspettavano il Messia, tutta la sua nazione sperava e si protendeva verso il giorno della grande liberazione. Tutte le donne di Israele, almeno tutte quelle della dinastia di Davide, avevano l'ideale di appartenere in un modo più o meno lontano alla genealogia messianica. È vero che le tradizioni relative alla nascita del Messia si erano qua e là oscurate nel popolo, ma nella famiglia di Davide, e Maria, come Giuseppe, faceva parte di questa famiglia, in questa discendenza, in questa famiglia, si conservava gelosamente il ricordo del privilegio messianico. Poi, quando si pensa alla formazione biblica della Madonna, allo slancio religioso che la portava ai libri sacri, si può essere sicuri che l'attesa del Messia era l'anima della sua anima, che ella pensava più di ogni altra persona alla venuta del Redentore di Israele, e che tutte le sue orazioni, riflessioni ed aspirazioni erano in un certo modo tese verso il grande giorno. Quindi, in queste condizioni, fare un voto di verginità diveniva un atto di vero eroismo, una testimonianza di abnegazione sublime, l'offerta a Dio di un sacrificio straordinario. Sempre grazie alla dottrina della Chiesa, noi sappiamo che fu sotto l'ispirazione dello Spirito Santo che la Vergine Maria fece questo voto di verginità. Era un'immolazione di se stessa a Dio, e lo scopo di tale sacrificio non è difficile da indovinare. Ella si chiamerà l'ancella, la serva. La parola riassumeva tutta la sua vita anteriore. Io rinuncio ad essere la madre per essere sempre e soltanto l'ancella. Tale sembra sia stato il senso del suo voto. Era un atto di rinuncia e di umiltà, un atto di consacrazione totale al servizio di Dio. Nessuno in Israele aveva avuto finora una simile ispirazione. Maria conosceva benissimo la Sacra Scrittura. Come tutte le giovani donne in Israele, aveva letto l'oracolo di Isaia: ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio e sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi.
Abbiamo già detto che ciò che bisogna pensare dell'opinione comune in Israele circa il mistero della nascita del Messia. L'oracolo di Isaia non portava data. Nessuno sapeva quando sarebbe avvenuto. Ma in tutti i periodi di grande emozione religiosa, la spinta delle aspirazioni verso il restauratore della gloria di Israele avrebbe provocato una fioritura di vergini candidate, potremmo dire, alla maternità messianica. Questo motivo ci pare decisivo sopra ogni altro. Noi riteniamo con certezza che il testo profetico di Isaia era interpretato da tutti nel senso che ogni giovane sposa, ancora vergine, avrebbe dato nel suo primo nato colui che la nazione aspettava. Maria stessa, Maria così delicata, così penetrante, così sapiente, nel senso biblico e profondo della parola, Maria non aveva ancora intuito nelle frasi di Isaia tutto il significato del loro mistero. La Madonna non fu illuminata che dalle parole dell'angelo. Siamo persuasi che essa fu la prima persona in Israele a conoscere esattamente il senso della pagina ispirata, dove la sua maternità divina era annunciata con 700 anni di anticipo, e questa rivelazione avvenne attraverso le parole dell'angelo sotto la grazia dello Spirito Santo. E quindi adesso vedremo cosa ha detto l'angelo.